Io mi chiamo Marcassoli Gianluigi, io sono qui ad Albino, nel convento di Albino. Sono di Nembro, io abitavo in via Valcossera, proprio sotto lo Zuccarello, e a 13 anni sono entrato qui in convento, in seminario ad Albino per la terza media. Ho percorso il seminario, gli anni di seminario, liceo e poi in teologia, e a 25 anni sono stato ordinato sacerdote cappuccino. Sono rimasto 8 anni qui come educatore, come prefetto insomma del seminario, per i primi 8 anni, e poi 33 anni sono andato in Costa d'Avorio come missionario. Dico sempre che ci sono state due grandi tappe per la mia vita religiosa. Io, quando sono venuto una settimana per un campo scuola qui ad Albino, ho visto i seminaristi, che erano seminaristi di prima, seconda, terza media, che erano tutti contenti, pregavano contenti, giocavano contenti, e mi è rimasto proprio dentro, insomma, questa gioia. Ho visto poi dei frati che solo camminando, ma sprizzavano gioia, insomma, e io ho visto che era il mio posto, perché anch'io volevo essere una persona contenta nella mia vita. E ho capito che il Signore mi chiamava a diventare frate. Terminato il liceo, mi dicevo, ma perché io dovevo diventare frate, allora che c'erano dei compagni di classe, delle elementari e delle medie, che erano più bravi di me, più obbedienti, più intelligenti, ma perché proprio io dovevo diventare frate? È un mio compagno di seminario, ho detto, bah, io adesso vado al noviziato, che è l'anno in cui si diventa frati ufficialmente, e vedrò un po' con Dio. E io sono andato con queste due domande all'Overe per il noviziato, ma proprio la prima sera c'era un frate che predicava una settimana di esercizi, di preghiera, ha parlato dell'amore di Dio. Mi sono sentito amato da Dio, mi ricordo ancora la luce, il posto dove ero, e ho detto, se Dio mi ama, allora anch'io devo amare gli altri, quindi essere a servizio degli altri frati non è perché loro mi danno qualcosa, io gli do qualcosa, ma perché Dio mi vuole bene, e per cui anch'io devo voler bene a chi mi sta vicino, insomma. Ecco, io avevo capito che Dio mi chiamava a diventare frate, ma non missionario, perché sentivo che questi posti lontani, difficili, mi affascinavano, ma però li sentivo troppo lontani, insomma. Però poi a 33 anni un frate della Costa d'Avorio mi ha detto, guarda che abbiamo bisogno di te, qui il tuo lavoro è importante, il seminario, ma ci si può sostituire, ma in Costa d'Avorio per venire in missione insomma bisogna avere anche delle predisposizioni, e poi bisogna sentire questa chiamata da parte di Dio, insomma. Io ho detto, guarda, senti, io con la missione non c'ho niente a che fare, perché ho già deciso che sarò frate qui in Italia per sempre. Ma non una decisione di me, ho sentito che Dio mi chiamava a questo. Comunque, siccome tu mi dici che c'è bisogno, la vedrò con Dio. Finalmente ero a Petosino un sabato sera, una messa alle 9, con un missionario che io non avevo mai visto, del Kenya. Gli ho chiesto, ma i tuoi africani vengono in chiesa per trovare da mangiare o perché hanno veramente fede? E se c'è la fede in Africa, di che cosa hai paura? E allora ho capito che, passando per questo incontro, di questa testimonianza, che il Signore voleva che anch'io andassi in missione, per cui il giorno dopo
mi sono reso disponibile in superiori e dopo alcuni mesi mi hanno permesso di andare a imparare la lingua francese in Francia e poi di partire l'anno successivo. Sono arrivato in Costa d'Avorio il 24 gennaio del 1990 a Zoanien, al confine con la Liberia, per cui nell'Africa profonda, nella foresta. Quindi vivevo una vita missionario. La nostra missione, la nostra parrocchia era grande come la diocesi di Bergamo, con più di 60 comunità, anche a 25 chilometri dalla missione. Nel 2000 nella nostra zona è arrivata la guerra, per cui soprattutto dal 2002 al 2011 ci sono stati degli scontri militari molto molto importanti con migliaia di vittime. E in questo periodo, siccome noi Frati Cappuccini in Costa d'Avorio siamo anche una onlus, visto che era zona rossa, per cui si poteva essere uccisi senza motivo da una fazione o dall'altra, le onlus internazionali non intervenivano, ma noi frati, siccome eravamo amici un po' di tutti e tutti ci stimavano, allora abbiamo potuto collaborare con le agenzie dell'ONU per distribuire cibo e per aiutare la gente a mettere in valore i loro campi distribuendo sementi, sempre sostenute queste agenzie dell'ONU. Ho deciso di entrare in seminario, poi di diventare frate e poi di diventare missionario, sempre perché ci sono stati degli incontri. Per cui la cosa importante è di non aver paura a fare delle esperienze. Quando c'è un prete o un frate che ti propone una settimana di vita in seminario, o di non aver paura a parlare e di chiedere l'esperienza, la testimonianza di un prete, di un frate, di una suora, perché il Signore chiama, ma passando per dei testimoni. This time for Africa.